benvenuti al ristorante Montebello. Carissima Anna, dopo quasi 2 anni di rodaggio, il ristorante Montebello è sempre uno scrigno di sapori, ti ritroviamo dopo questo periodo, però troviamo una squadra quasi tutta al femminile, tua sorella Laura, tua mamma, a parte il pizzaiolo, ecco, ci racconti un po' la tua cucina. La mia cucina non è cambiata di granché, tranne che ho selezionato alcuni piatti che vanno parecchio e altri che è proprio uno sfizio fare, il mio sfizio personale, quindi ho lasciato perdere. Diciamo che c'è la cucina tradizionale per quello classico, il cliente che viene e mangia il classico. E poi delle cose un po' più spiziosine che sempre mi piacere fare. Sì, di carne che di pesce, in particolare di pesce adesso. Ricordiamo alcuni piatti che ti piace proporre. Allora, un primo che mi piace tantissimo fare è i tagliolini con le capesate da zafferano, che è un piatto colorato, molto fine da vedere, molto, molto bello, con le conchiglie, bellissima presentazione, stupisce sempre. Questo è un ristorante veramente di ottima cucina, ma c'è anche la pizza come piatto normale. Come mai? Perché la pizza va bene per le comitive di ragazzi e per i bambini. Quando vengono sempre la pizza. E la pizza in un modo, la pizza nell'altro, quello con le patatine. E la pizza qua è sempre buona, per fortuna è sempre buona. E la farinata. E c'è anche la pizza speciale. Sì, è un impasto particolare senza glutine, assolutamente senza glutine, che non è facile fare, l'ho provato 3 volte. Ed è... sembra un po' elastico e si appiccica ovunque, adesso è venuto perfetto e quando finalmente arrivano i clienti che arrivano senza glutine ho la situazione di dire ho la pizza senza glutine. Anna, Lago Montebello è una delle zone più belle di Torino, qui siamo proprio veramente a 2 passi dal centro, ma siamo nel centro in realtà, quindi è una specie di giardino con questi alberi qua fuori, c'è un fuori e c'è un dentro a seconda delle stagioni, perché in questa stagione che ancora si può fare si mangia fuori, ma chi sono i tuoi clienti? I miei clienti sono molto vari, ultimamente vengono tanti ragazzi che fanno le tavolate anche per i compleanni e anche signori anziani, comunque dei bei signori che fanno cena 2, cena di lavoro, è una situazione questa, ne sono curati, coccolati, sono contenta. Ricordiamo anche i vostri orari di apertura. Ma adesso a mezzogiorno aprirò poi alla fine di settembre. Perché qua spostano l'università dietro in Corso Regina e quindi vengo a aprire. E aprirò da mezzogiorno e mezza fino alle 2:30 con la cucina aperta. Solo cucina, niente pizza. E la sera 7:30 fino alle 11:30. La cosa bella di questo locale è che ci sono tanti giovani perché l'università è vicina, però non solo, ci sono anche tanti buongustai. Peraltro avete anche una splendida carta di vini e un'ottima birra alla spina. Sì, la birra l'abbiamo cambiata, avevamo prima la Menabrea, adesso abbiamo preso una estera che piace parecchio, è proprio la birra tedesca classica. E i vini adesso li guardiamo a seconda della stagione, anche trovato un vino rosé nuovo, che viene da Nebbiolo, ed è una novità, ed è buonissimo. Servito leggermente fresco, è veramente buono. Questa sera a me è piaciuto molto assaggiare la tartare, perché voi puntate molto sulla stagionalità, ma anche sulle materie prime. Sì, la tartare adesso ho trovato una carne buona e non stufesa ed è un piatto particolare perché si può giocare con tutti i limoni che sono intorno, è un bel piatto secondo me, è sfizioso però è anche buono da assaggiare come carne, è particolare. A chi ancora non vi conosce, qualche altro piatto che tu magari ti piacerebbe consigliare e proporre? Ma andando sul pesce, le tagliate sono un classico, le faccio in tutti i modi e secondo la cottura normale. Invece il pesce gironzolo un po' di più, trovo quello che mi piace nel mercato del pesce e secondo quello che trovo mi invento il menù alla lavagna che c'è fuori e così posso sbizzarrimi un pochettino. Qual è il tuo segreto per mangiare bene? Tra l'altro ho visto che avete anche dei prezzi molto molto ragionevoli. Sì, anche perché visto il periodo bisogna fare attenzione a quello che si dà prima di mangiare e quanto si fa pagare, perché la gente non è più stupida e fa sempre occhio a quello che mangia e quanto paga. Quindi bisogna moderarsi un po' per quanto pago io e un po' per quanto devono pagare gli altri, così, di mezzo. Cucina ottima, grande materia prima, poi uno staff giovane, una squadra giovane e motivata che lavora anche col cuore, vero? Il cuore è fondamentale, lo dico sempre, se uno non cucina col cuore il piatto va di traverso al cliente. Ristorante Montebello, Torino.